faccio un altro articolo di delle persone qui con i ringraziamenti, chiaramente. Con Claudia abbiamo iniziato da tempo ormai una collaborazione fra Associazione Alta Terra dei Lavori e Napoli su diverse attività, quindi è normale vederci in queste occasioni. Io non sono uno storico, ve lo prometto, non sono un giornalista. Dopo le argomentazioni di prima è molto difficile veramente affrontare argomenti così importanti da un punto di vista più del sentimento della parte della cultura e della conoscenza del proprio. Però voglio partire dagli ultimi punti, proprio quelli locali. La fede, un esercito che viene chiamato della Santa Fede, diventa un esercito che nessuno può fermare. Abbiamo una traccia di questo, e quindi bisogna entrare nella mentalità della gente, perché la gente improvvisamente, di fronte alle novità che potrebbero sembrare di apertura, la promessa di regalare terreni, quella di rendere persone che in alcune zone del regno sostanzialmente venivano ancora considerate come degli schiavi, perché un sistema feudale nella peggiore eccezione c'era, i baroni, no? Sappiamo tutti, insomma, ci stavano delle determinazioni, alcune contrarie in alcune zone del regno, voglio dire, non certamente nella capitale, Palermo, altre parti, però esisteva questa concezione. C'era un controllo del territorio da parte dei padroni, chiamiamoli così, tra virgolette, che non erano per i nobili. C'era anche una piccola ascesa, forse loro lo sanno molto meglio di me, della parte di una certa classe i massari, che era una borghesia di rurale, che cominciava a cacciare un pochettino fuori la testa. Per cui, perché il popolo non doveva aprirsi di fronte a queste novità? Di fronte a una promessa di migliorare le proprie condizioni e diventare padroni anche del proprio destino, sotto certi aspetti. Ed è la fede che è la cosa importante. Lei ha fatto riferimento a San Gennaro, Claudio. Voi siete entrati al tesoro della cappella di San Gennaro. Chi non ci è andato, scusatemi, chi non ci è andato ci andasse, che sta a pochi chilometri, è qualcosa di incredibile. La piccola parte che viene esposta è una cosa meravigliosa, ma è il tesoro di fede che sarà chiuso là dentro, il tesoro più importante che loro custodiscono, lo vedrete, ci va là, sono un paio di orecchini donati da una popolare. Quello è il tesoro principale che sta lì dentro, oltre alle reliquie, chiaramente. Chi va là vedrà un quadro, e questo quadro racconta del miracolo mancato di San Gennaro nel 1799, perché tutti dicono San Gennaro ha fatto il miracolo sotto l'uso delle armi. Non è vero. C'è un quadro dove si vede proprio questa scena e c'è l'autore del quadro che in primo piano abbraccia una popolana, a fianco a lui ci sta gente prostrata per terra, di fronte si vede un sacerdote con in mano la reliquia e dietro tutti i militari francesi con i fucili puntati sulla gente. Si capisce, è un momento di tensione, cioè la gente non vuole il miracolo di San Gennaro, perché non vuole che l'occupante venga riconosciuto, accreditato dal suo santo patrono. Perché diceva che non c'è il miracolo? Perché innanzitutto gli amici nostri della delegazione della Cappella del Tesoro hanno i documenti di tutti i miracoli avvenuti, non c'è traccia, non c'è nessun resoconto, nessun verbale dell'avvenuto miracolo. E invece non è vero, e quel quadro lo dimostra ancora di più, che fatto su quel momento si vede che c'è solo un sacerdote. Il miracolo avviene nel momento in cui insieme alle reliquie ci sta il cardinale, ci deve stare, e ci deve stare il delegato dei sedili, che era quella la deputazione del cappello del Salvo di San Gennaro, fatto dei sedili. In quel quadro non c'è nessuno dei due, ci sta solo questo sacerdote con questa grande scena. Né tanto meno c'è il documento, perché la storia è fatta di documenti, non è fatta di sì o di ma. Lo sanno bene i grandi ricercatori, si va a caccia anche non sta qua, insomma, sa bene che significa fare un lavoro di ricerca accurato, è vero. Andate al tesoro della cappella, sono costruiti tutti i documenti reali, non ci sarebbe stato bisogno di nascondere questa cosa. Questo perché? Perché, come si ricordava anche prima, furono anche i nobili che diedero una mano ai francesi, anzi, li fecero entrare in città. Fecero occupare la città dei francesi, truppe straniere, sono dei traditori questi qua, non sono dei rivoluzionati. Quindi in quel caso i sedili di Napoli che detengono il tesoro della cappella, fatto dagli stessi nobili, perché non avrebbero dovuto far verbalizzare un evento di questo genere? Non c'è. Questa è la dimostrazione dell'impegno del popolo, che solo nei santi, nei momenti di difficoltà, il popolo meridionale è molto legato alla tradizione, alla propria cultura e quindi alla fede.
La dimostrazione lampante del fatto che il cardinale Ruffo poté in pochissimo tempo, a Pizzolo accolse 17.000 persone in pochissimi giorni, fece una marcia trionfale, sconfissero tutti quanti. Tante nefandezze, sì, alcune è vero, furono fatte zancheggi delle cose, perché come diceva, si diceva prima, in alcune parrocchie c'erano dei parroci che sobillavano, qualcuno era passato anche con i francesi guardando in prospettiva di qualche facile guadagno. Però la sagrada maggioranza della popolazione del meridione seguì i vestiti della fede, la croce, il cuore, lo sapete tutte le immagini che compaiono, fino ad arrivare trionfalmente a Napoli, liberarla, dove i Lazzari erano gli unici che erano rimasti a difendere. Ci fu un massacro che chiaramente delle persone normali, c'è cioè di un popolo lascia, quello che viene chiamato il popolo grasso, no? Il popolo lascia che comincia a fare le barricate, si combatti casa per casa, al mercato, al Ponte della Maddalena, ci sono stati dei punti, dei posti che sono stati completamente bagnati di sangue, ci sono avuto dei giorni per ripulire la sangue di questa gente. Migliaia e migliaia di persone che si difendevano la propria città, difendevano le proprie case, difendevano le proprie donne, i propri figli, perché i francesi facevano delle cose dubbi, basta ricordare all'aula quello che combinavano i dubbi di Champigny, insomma un massacro, andarono fino ai finiti a scavare le persone, quelli che potevano trovare, quelli massacrati. C'era un odio nei confronti di questi occupanti francesi che chiaramente si è riversato poi dopo, quando è finito tutto, bisogna fare la restaurazione, è stato fatto in nome di Nixon, sì, è vero. Fino a che punto l'Inghilterra, attraverso queste persone, ha influito anche sulle scelte del re? È stato veramente codardia o sono state delle cose particolari, delle pressioni? Noi sappiamo che poi alla fine del regno, il regno delle due Sicilie, subito dopo si unisce finalmente il regno in un'unica bandiera, in un unico stato, diventiamo una nazione molto più forte con tutto quello che verrà. Gli inglesi hanno messo le loro mani sulla nostra marinaria. Loro avevano, sappiamo tutti, le compagnie delle Indie, no? Era un potere economico e commerciale all'epoca già molto diffuso. E chi sta incominciando a creare questo problema, se non il regno di Napoli, il regno delle due Sicilie? Per cui le mire espansionistiche e mercantili degli inglesi, secondo me, da piccolo osservatore del popolo, non da grande cultura e da storico, hanno inciso anche queste sulle scelte, probabilmente di quello che il re dovette andare in Sicilia. Gli inglesi avevano molto interesse anche sulla Sicilia, per raniere il zuffo, ci stavano gli ulivi, insomma, sappiamo, all'epoca l'economia girava in certo modo, quindi a fare anche chiudere degli accordi o controllare delle cose per in chiave futura economica sicuramente poteva incidere anche questo. Questo è un argomento che bisognerebbe guardarlo un pochettino e affrontarlo. Sembra un altro convegno. Sì, un altro convegno, chiaramente. Per quanto riguarda i Lazzari, è stato detto più volte, è stata una difesa eroica della città, della propria casa. Lazzari, a maggior parte anche di erano Luciani, ma i Luciani, dopo il re, sì, è stato... Specifica bene che vuol dire Luciani. Allora, il quartiere Napoli è diviso in diversi quartieri, lo sapete tutto. Il quartiere Santa Lucia è quello là che guarda più verso il mare. Diciamo che è stato il primo approdo dei primi coloni greci che sono sbarcati a Napoli in epoca lontana, stiamo parlando di molto prima, stiamo parlando Napoli dopo Sofia, è la città più antica d'Europa. Quindi quell'approdo là ha mantenuto quell'enclave attica, per cui la popolazione del quartiere Santa Lucia forse sono i discendenti più antichi dei primi coloni greci che sbarcarono sulle nostre terre e crearono la Magna Grecia. Poi loro avevano un attaccamento particolare con la famiglia reale, con i Borbone, talmente forte che durante certi periodi dell'anno c'erano delle feste per cui i Luciani, gli abitanti di Santa Lucia, il quartiere di Santa Lucia, erano gli unici che erano autorizzati a prendere in giro il re. Si mettevano in carrozza, facevano una carnevalata. Il re gli concedeva questo. Un Luciano era re, è un romanzo di Ferdinando Russo, lo sappiamo tutto, la fedeltà fino all'estremo delle forze alla famiglia reale. Le Luciane, le donne di Santa Lucia, erano le uniche autorizzate a vendere l'acqua suffregna, l'acqua delle numere, l'acqua delle sorgenti che stavano per Napoli, solo loro potevano vendere. Quindi c'era un rapporto talmente familiare e particolare con questa popolazione che chiaramente erano anche quelli più poveri, perché facevano attività marinare, pesca, sanno le guasce che ce le fanno vedere, queste gli ostrigani. Facevano gli ostrigani, insomma. Anche quella è un'attività molto faticosa, però questo attaccamento li ha portati poi a combattere non soltanto per difendere la propria terra, ma difendere il proprio re, perché difendere il proprio re, anche se non c'era, significava difendere la propria identità. Questo è uno dei punti essenziali. La memoria storica, sì, con il tempo è andata persa,
Però un unico monumento sta a Napoli in memoria dei Salvetisti e di Lazzari, e sta a Santa Maria di Porto Salvo, in Apulia. Porta queste immagini, per anni è stato completamente abbandonato. Ultimamente, fortunatamente, noi stiamo facendo un'operazione con Claudio, ne abbiamo parlato 3 anni fa, ma pare di questa cosa. Stavamo pensando come restaurare quell'unico monumento che è rimasto alla memoria del popolo napoletano massacrato per difendere e per riportare poi l'ordine nel nostro regno. È intervenuto fortunatamente un appalto del comune di Napoli a una società. Quel monumento è in via di restauro. Ci hanno messo un'imbarcatura e noi siamo un pochettino in polemica su questa cosa, perché a Napoli stanno restaurando dei monumenti e lo stiamo vedendo più che altro come fatto di pubblicità, tanta pubblicità. Per cui su quel monumento dedicato a un'epopea e alla morte di tante persone, un dramma, una tragedia nazionale, ci hanno messo sopra le fotografie di Belém 6 minuti, francamente a noi ci hanno poco fastidio. Li abbiamo fatti rimuovere, adesso ci stanno dei pannelli bianchi. Stiamo aspettando il momento che verrà consegnato finalmente questo monumento, organizzeremo una grande festa di popolo, proprio in memoria di questi eroici nostri. Punto che mi chiedeva Claudio prima, la restaurazione. La restaurazione, uno dei primi momenti che la famiglia Borbone fa nel momento che si insedia è quello là di confermare una cosa che è stata fatta già dai francesi. Già durante questo breve periodo di questa pseudo repubblica partenopea, in realtà era semplicemente... Ma non è nemmeno la l'operetta, perché purtroppo è stata tragica, se non lo si ricordava prima, hanno fatto dei massacri, facevano di tutto, hanno cominciato a strappare le chiese, lo sanno bene, i massacri, gli stupri che sono stati fatti nei monasteri, nelle chiese, tutto quello che c'era da rubare veniva rubato, insomma. Quindi tanto operetta non è, è una tragedia vera e propria, però è durato talmente poco che non ha lasciato nulla, tutte le grandi rivoluzioni hanno lasciato qualcosa, la rivoluzione francese ha lasciato un suo modo di essere, c'è la Costituzione. La rivoluzione francese è oggi ancora viva, voglio dire, tutte, anche quella di Cromwell ha lasciato lunghe tracce, ma sa, benedetta rivoluzione partenopea, ma che ha lasciato? Nulla, se non il ricordo dei drammi e dei morti. Si diceva, sì, è vero, andiamo a vedere bene quante persone sono state giustiziate su istigazione di Nilsson o su una verità, una volontà di vendetta anche del popolo, che bisogna vedere anche questo. Basta andare al comune di Napoli, piazza municipio, si guarda il municipio, ci stanno 2 lapidi, 1 e 2, decorate da 2 fasci etruschi, simbolo della Repubblica Francese attuale, e là ci stanno i nomi delle persone che sono state giustiziate, quelli sono, certo. Non ce ne sono di più, vabbè. Stanno là, a fronte 60.000 morti perpetrati. Noi ogni anno facciamo una giornata alla memoria di Isola Liri, solo ai Isola Liri 537 massacrati nella chiesa di San Lorenzo, per non parlare pure qui, cioè, oggi non abbiamo parlato, ma Fernando Riccardi sui massacri dell'alto del lavoro della stazione 99, abbiamo fatto convegni e libri e notti, però... Quello che conta non è tanto il numero, ma è il concetto, secondo lui, quello che interessa di più. Cioè, cosa ha significato quel periodo da febbraio a giugno del 1799 rispetto a una storia millenaria, perché il regno delle Sicilia viene da lontano, nello stemma dei Borboni, che Claudio ogni tanto porta pure in giro le nostre manifestazioni. Là sono rappresentate tutte le dinastie che sono passate, incominciando dai Normanni. E quindi c'è tutta la storia c'è tutta la nostra storia in quel simbolo, e quello è importante. Sono migliaia di anni, sono la nostra civiltà, la nostra cultura, la nostra tradizione, il nostro modo di essere, la nostra essere comunità. Nel momento del pericolo noi accettiamo tutto, arrivano invasioni di tutto, però nel momento che mettono in difficoltà, come si diceva prima, cercano di cancellare quelle che sono le nostre radici, a questo punto noi ci scoppiamo, ed è sempre pericoloso per tutti quanti. Ultimo esempio, le 4 giornate di Napoli, quando arrivano gli americani, Napoli già era stata liberata, insomma, anche se là c'è stata pure da discutere, anche sulle 4 giornate in verità, però il popolo napoletano a un certo punto non ce la fa più. Corsia del Sole, simbolo a novembre, fortunatamente adesso è collegato nel museo archeologico, la testa del cavallo donato da Lorenzo De Medici a uno dei nostri signori napoletani, finalmente viene spostato, è un simbolo di libertà. Qualcuno ci ha tentato di mettere un freno all'epoca, quando c'era ancora il cavallo in bronzo davanti alla cattedrale, non ci riuscì, perché il popolo napoletano non si ferma mai, unico popolo meridionale che ha cacciato, del mondo, che ha cacciato la Santa Inquisizione nel 1500 insieme ai nobili, dei sedili, è sempre il popolo insieme ai nobili,
E questo è il punto importante, questo qua. A un certo punto viene questa frattura. 1799 sancisce una frattura, cioè la rottura fra, non tanto fra i nobili e il re, ma fra il popolo e i nobili. A Carmagnola è eloquente da questo punto di vista. I signori cavalieri volevano prigionieri, cioè si sa chi è l'obiettivo, ma erano veramente i signori cavalieri? No, perché basta vedere i nomi, quei 99 nomi che stanno là dentro, lo vediamo. Sono i rampolli delle famiglie nobili, e non tutte, i giovani, che hanno questa visione eroica, sono affascinati dalle teorie che venivano discusse non soltanto dei salotti che la regina per prima aveva fomentato, i salotti borghesi, illuministici o pseudotali. C'era una certa diffusione, Napoli era una città molto letterata, quindi c'erano tanti, i libri giravano, non è che la gente non sapeva leggere, anzi è proprio l'opposto. Abbiamo una strada, a parte di Spacca Napoli, si chiama via San Biagio dei Librai, perché là c'erano le maggiori librerie, le maggiori tipografie. Giambattista Vico era figlio di un libraio, cioè c'è una tradizione culturale a Napoli che pochissimi hanno. Tanto è vero che molti di questi scienziati letterati, si citava Filangieri per esempio, che ha inciso anche sulla Costituzione americana, sono significativi. E all'interno dei sedili si discuteva, perché l'organizzazione amministrativa della città era fatta nei sedili, per strada. I sedili erano dei posti dove la gente si riuniva, dove erano insediate dalle famiglie nobili, quindi erano sei i sedili maggiori, raccoglievano tutte le famiglie nobili più quello del popolo. Era un posto di discussione e di dibattito, alla maniera greca, erano il simposio, che noi greci siamo e greci che stiamo. Nessuno ci può togliere il sangue, è l'unica cosa, ci possono togliere la bandiera, la cultura, il patrimonio, quello che vogliono loro, però chiaramente il sangue non ce lo può togliere nessuno. Per cui all'interno dei sedili i giovani rampolli venivano, parlavano, discutevano fra di loro, e quindi c'è stata questa tendenza ad aprirsi a queste nuove teorie che venivano da fuori e che in molti casi hanno spaccato le famiglie. Ci siamo trovati all'epoca, hanno combattuto i fratelli contro i fratelli, i padri contro i figli, quindi è una piccola componente della maggioranza dei sedili di Napoli che all'epoca ha aderito a questa pseudo repubblica partenopea. Però questo ha inciso tantissimamente, perché la gente vedeva in tutta la nobiltà questo, quindi cominciava a vedere il nemico, non era più l'alleato contro le angherie e le vessazioni che potevano venire da fuori. In questo momento i signori cavalieri erano i traditori, erano quelli che volevano spezzare il rapporto fra il popolo e l'altare, quindi dall'altare il re, quindi erano diventati nemici. Quindi molte pressioni sulla famiglia reale venivano soprattutto dagli ambienti popolari, oltre alle mire politiche dell'Inghilterra, a nostro giudizio. Per cui il re, la prima cosa che fa, conferma la soppressione dei sedili, cosa che era stata proposta da del Fonseca, che addirittura voleva creare sei municipalità, cose che abbiamo oggi, a Napoli abbiamo 10 municipalità. La prima del Fonseca, fra gli argomenti di riforma dello Stato e quindi dell'organizzazione della città di Napoli come capitale, propose di sopprimere i sedili e quindi creare le sei municipalità. Con l'avvento dei Borboni questo succede, con il ritorno dei Borboni vengono soppressi i sedili, si crea un municipio unico, per cui tutta l'amministrazione, la parte organizzativa che riguardava la gente, viene trasmessa a un unico organismo, con delle competenze attraverso anche delle assemblee che venivano ratificate, però in questo momento è venuto meno l'organizzazione che durava da mille anni, perché i sedili di Napoli, le prime date storiche certe, 1129, il sedile di Capuano e poi quello del Nilo, sono i primi riferimenti, però noi sappiamo che già prima c'erano le fratrie, nel periodo greco-romano già c'erano. E nel periodo ducale anche Sergio lo confermò nella prima Costituzione, perché la prima Costituzione è di Napoli, ed è certa. Là c'è anche un riferimento alla felicità di quella Costituzione. C'è molto da... La storia è fatta di scoperte, ricerche, cose varie, piano piano escono fuori tutte queste novità. Sostanzialmente però questo cambiamento ha seguito poi che cosa? È stata una parte della rottura, perché una parte dei nobili alla prima occasione gliel'hanno fatti pure pagare, 1820 non c'è rivoluzione popolare, 1848, 1860 il tracollo, quindi c'è stata anche questa componente di rivalsa nei confronti dei Borbone che hanno aperto poi le strade per arrivare alle fine. Però subito dopo, con la restaurazione, c'è uno sviluppo anche economico importante, le miniere di zolfo vengono potenziate,
Petrassa, la prima nave vapore, San Laico diventa importantissima, la marineria partendo da Procida, insomma c'è uno sviluppo economico. Incominciano le prime esperienze anche nel campo astronomico, cioè c'è una crescita incredibile di ricerca che è abbinata al lavoro, quindi uno sviluppo. Da una parte c'è, si vuole mettere alle spalle quella che è stata la tragedia del 1799, si deve guardare all'uomo, cioè bisogna guardare avanti, stiamo rinascendo e dalle macerie di idee che hanno creato soltanto scompiglio e hanno portato separazione, si comincia lentamente a recuperare. Stiamo parlando di un periodo breve, perché si faccia 1799, 1860, insomma, rendiamoci conto, sono una sessantina di anni, di fronte a un periodo lungo, millenario, come la storia della nostra terra, non è nulla. Però in quei 60 anni comunque c'è stata una crescita che ha portato poi alla parte della depredazione, ci hanno rubato tutto e oggi ne stiamo pagando ancora le conseguenze. Nasce la mafia, nascono le camorre, quando mai c'erano? Non esistevano. Vengono introdotte, nasce l'emigrazione, ma dove sta? 10 anni di guerra civile, di brigandaggio, la guerra civile vera e propria, dopodiché Fenestrelle, i primi lager, si parlano di lager, ma Fenestrelle, chi se ne dimentica? Cioè i soldati nostri che venivano presi, venivano portati là e morivano di sete e di gelo. E stiamo parlando del civile Peugeot. C'è ancora il Museo Lombroso, rendetevi conto che ci sta, tagliavano le teste ai briganti e li esponevano e stanno là, in quel museo. Da anni ci stanno alcuni paesi di Calabria che stanno rivendicando le spoglie di queste povere vittime per dargli una degna sepoltura. Portano le scolaresche a vedere il delinquente meridionale, perché quelli noi siamo per loro, siamo dei delinquenti meridionali, siamo esposti là. Erano i briganti, venivano massacrati, gli facevano le foto. Prego? Ma ha detto pure la CEA a noi. Maggiore ragione. Quindi questa è la genesi del nostro mondo moderno. Con l'attività che stiamo facendo stiamo cercando di portare un po' di luce su questi fatti, recuperare la dignità. Per anni noi ci siamo vergognati di dirci napoletani, quando la gente partiva sui bastimenti spesso non si diceva nemmeno che era napoletano, perché in America venivano anche selezionati, i meridionali venivano selezionati per altre cose ancora, ogni tanto anche dall'Inghilterra, voi l'avete visto quella cosa, no? Che vengono scelti, selezionati, per minoranze linguistiche, noi siamo considerati una minoranza linguistica, a noi ci può fare pure piacere. Però la genesi non la dobbiamo conoscere, e grazie a Claudio e tanti amici che si stanno impegnando su queste cose stiamo cercando di portare un po' di recupero della nostra dignità. Vi ringrazio. Ci ha fatto capire che forse non sarà uno storico, un giornalista, ma ha portato qui l'anima dei vasolari che stanno dentro Napoli, e quindi ha parlato poco, sembrava veramente che stava portando quello che accadde in quel periodo. Quindi la memoria storica si può cancellare forse, ma l'anima di una persona, di un popolo, di una terra non si può cancellare. Grazie Giuseppe, è stato veramente un piacere. Ah, 8 dicembre, 12. 10 dicembre a Caprile, ci sarà l'apertura del presepe di Caprile, padre Giuseppe Piccini e Giuseppe Sarroni verranno a inaugurare presentando un nuovo testo sul presepe napoletano a Caprile, e inaugureremo quindi l'apertura annuale del presepe di Caprile con i Sedili di Napoli che presenteranno un'altra opera sul presepe napoletano. Grazie Giuseppe. Al culto dei morti, quindi è presepio napoletano, no. Giusto Massimo, ho detto giusto, bene? Va bene. La parola alla chiusura e chi l'ha aperto, quindi Fernando Riccardi che è padrone di casa, qui uno dei padroni di casa.